Un caloroso benvenuto, amici dell'ascolto, e grazie per aver scelto anche oggi le frequenze di EA Sports. Con me, come sempre, c'è Stefano Nava. Rimanete con noi, ovviamente, per seguire le emozioni del match. In scena ai quarti di finale della Emirates FA Cup, il cerchio si stringe, il posto è per una prestigiosa opportunità in semifinale. Match che promette di tenerci incollati davvero fino alla fine. C'è grande euforia tra i tifosi ospiti, sanno di essere favoriti per il passaggio del turno. Via. Hanno certamente bisogno dei gol di Milik per vincere oggi, è una garanzia sotto porta. È in ottima forma. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Mares. Occasione per passare in vantaggio. Parate. Corner corto. Poi c'è il pallone giusto. 1-0 col gol di De Bruyne. Messing. Può avanzare. Ha metri a disposizione. Hanno annullato il vantaggio degli avversari. Palla a scavalcare la difesa. C'è il gol del City. Esultanza che coinvolge tutta la panchina, allenatore compreso. Ha sostituito. Ti ha convinto, Stefano? Determinato. Può metterla da lì. La mette dentro e adesso è tutto in parità. Milik ha spazio davanti a sé, può andare uno contro uno col portiere. Situazione complicata per la difesa. C'è il gol che vale il vantaggio a poco dalla fine. I tifosi sono in delirio. Ancora pochi istanti e potranno festeggiare un'importantissima vittoria. Un gol bellissimo, giurato per la difesa. Finisce qui e c'è la festa dei tifosi di casa per il passaggio del turno. Hanno avuto ragione di un avversario tosto. Bravo. Immagini che vi giocano in diretta nel Goodison Park, Liverpool. Gara che sta per prendere il via. È tutto pronto anche in cabina di commento, che non ci parla Stefano Nava, come sempre con voi. Amici appassionati di calcio inglese, non perdetevi questo match di Premier League. Occhio al suo movimento, occhio alla ripartenza. E la messa, gesto tecnico spettacolare, conclusione al volo perfetta per tecnica e coordinazione. Rivediamo l'azione del gol. Hanno verticalizzato bene qui, scavalcando la difesa con questo lancio. A poi. Buon pallone filtrante. Grande opportunità. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Vediamo cosa fa ora. Allan non può sbagliare da lì ed ecco il gol dell'Everton. Milik, portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà. È finita con la gioia della squadra ospite che si porta a casa i tre punti. Siamo in diretta al San Mario Stadium, dove sta per andare in scena questo match. Ben trovati da parte di Piero Gibardi e Stefano Nava, al quale è affidato il commento tecnico. Scende in campo la Premier, uno dei tornei sicuramente più belli. Dovrebbe uscirne fuori un match di altissimo livello.
Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. E molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. A sentire. Prima rete della partita per... Papà il pallone, può dare pericolo. Ottima posizione. Palo e non è finita, attenzione. Borja Iglesias. Possono passare in vantaggio. Palla in gioco. Occhio a questo pallone filtrante. Occhio a questo lancio. Il portiere ci arriva. Può andare sulla fascia. Cerca il traversone. Rete, il primo gol della gara. Gol che stiamo rivedendo. Hanno sorpreso la difesa mettendo palle in mezzo con questo cross. E ci ha poi pensato Milik con una incornata vincente. Ha portato in vantaggio la sua squadra poco prima dell'intervallo. Un gol. La parata, il palo. Pallone profondo, pericoloso. Palla importante. Milik. E la messa. Gesto tecnico spettacolare. Conclusione al volo perfetta. Per tecnica e coordinazione. Bisogna andare in the box, nell'area di rigore avversaria, a cercare il pallone giusto. Provano il tutto per tutto, mettendo palloni in... Milik! È la sua terza rete oggi, hat-trick. Tre gol per confermare il suo stato di grazia. Sta facendo letteralmente ammattire la difesa. Terzo gol per il Manchester City. Risultato che ora è sul 3-0. Ha spazio davanti a sé. Occhio qui. Ma come ha fatto a sbagliare? Non ci posso credere, Pier. Come ha fatto? Basta così, dice l'arbitro. Successo importante degli ospiti. Un successo. Ci troviamo a Wembley per commentare il match di oggi, cornice meravigliosa. Un grande benvenuto a tutti gli amici da casa, Pierluigi Pardo e Stefano Nava pronti a raccontarvi questo match. C'è spazio per andare. Possono passare in vantaggio. Respinta sicura. Giusto. Wilson. 1-0, si sblocca dunque la semifinale, vedremo come questo gol inciderà anche tatticamente sul match. Può colpire da lì. Questo è il gol che vale la parità. Milik prova ad andare, pallone che finisce non troppo lontano sopra la traversa. Wilson. Ennesiri e si portano avanti. Ancora tutto da decidere, un solo gol di vantaggio, manca ancora molto da giocare. Esultanza che coinvolge tutta la panchina, allenatore compreso. Una rete. Johnson. Che chance clamorosa. Occhio da lì, gol, conquistano la parità. Segnare non è mai facile, però stavolta era davvero impossibile, onestamente. Non i pazzi. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Tiro respinto. Nessuna ammonizione, ma... Rigore trasformato con freddezza. Johnson. Buona l'idea qui. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Il pareggio. Quando tutto sembrava perduto, tornano in corsa per un posto in finale. Intervento. Super portiere qui. La... Può far male da lì e si portano avanti. Ancora tutto da decidere, un solo gol di vantaggio. Manca ancora molto da giocare.
benissimo, la qualificazione alla finale sembrava un sogno, è realtà. E sono un passo dal trionfo, Pierluigi. È arrivato il giorno della resa dei conti, la finale dell'Emirates FA Cup, un appuntamento che i giocatori e i tifosi stavano attendendo, un appuntamento con la storia, con il trofeo più antico del calcio mondiale. Pierluigi Pardo, Stefano Nava, pronti come sempre a raccontarvi tutte le emozioni del match. Partita che promette di regalare emozioni dall'inizio alla fine. È stato un lungo viaggio, ma queste squadre hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle altre per essere qui oggi. Ora serve un ultimo sforzo per regalare questo trofeo ai propri tifosi. C'è spazio per andare. Prova in porta. Nessun problema qui per il portiere. Pogba ha il pallone del possibile vantaggio. È arrivato il primo gol di questa finale. Aumentano dunque le loro chance di conquistare la FA Cup. L'importante però adesso è rimanere concentrati. Attenzione, non lasciate. Pogba. Llorente. Potrebbe essere il gol del pareggio. E c'è il gol del pari. Che partita, Stefano, degna di una finale di FA Cup. Ci stiamo divertendo molto finora. Le emozioni non sono mancate da una parte e dall'altra. E sono convinto che non siano finite qui. Giocata interessante per il compagno. Palla respinta dal difensore. Milik. C'è spazio per andare. Decisivo De Gea. I pericoli creati alla retroguardia avversaria. Il tecnico non può essere soddisfatto della prestazione. Attenzione, pericolo. Si porta avanti con questo gol. E sono dunque in vantaggio della finale di FA Cup. Cambia ora il canovaccio del match. Ora potranno affidarsi alle ripartenze per sfruttare gli spazi. E finisce qui, sono dunque campioni, vincono la finale. Hanno giocato una grandissima finale, vinto meritatamente. Ora possono esultare con i propri tifosi. È il momento della festa, è il momento del protocollo, del podio, della felicità, la fierezza del capitano. L'allegria dei tifosi, i fuochi d'artificio, la celebrazione. Si vive una vita intera, no, per i calciatori, per momenti così. Si vive una vita intera per una soddisfazione del genere. Poi vengono dimenticati tutti i sacrifici, perché di sacrifici sono stati fatti tanti, tanti allenamenti, tante situazioni che ti portano a questa vittoria straordinaria. Leggerla negli occhi di questi protagonisti è meraviglioso. E dà un'enorme gioia ovviamente ai tifosi, ma credo anche a tanti telespettatori neutrali, perché comunque indimenticabile. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping out of here.
Savannah, I'm coming home, Savannah.